Mazzeo, a Massarella si consolida il patto per la memoria tra istituzioni e cittadini. Il presidente del Consiglio regionale ha preso parte alla commemorazione nel 79esimo anniversario dell'eccidio nazista che costò la vita a 174 persone. Torna il Medioevo a Montevarchi con la rievocazione storica e il gioco del pozzo. Le iniziative andranno in scena il primo fine settimana di settembre. La Notte Rossa a Palaia in compagnia di Bacco e Venere, presentata la manifestazione dedicata al vino e all'amore che si svolge domenica 3 settembre. Sport, il 4 settembre si corre il Giro del Val d'Arno, classica del ciclismo toscano, presentata la gara che vedrà la partecipazione di 30 squadre con i migliori giovani del panorama internazionale. In un tempo in cui i testimoni di quelle terribili nefandezze non ci sono più, è compito delle istituzioni diventare amplificatori di memoria. La Toscana è da sempre terra che ha saputo fare scelte coraggiose. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha portato la voce dell'Assemblea legislativa alla manifestazione unitaria che si è tenuta lo scorso 23 agosto a Massarella per ricordare le 174 vittime della strage nazista. Anche qui a Massarella, ha proseguito Mazzeo, voglio riaffermare l'esigenza di consolidare quel patto tra istituzioni e cittadini verso l'impegno quotidiano nella memoria. Il presidente ha ringraziato Fucecchio e le amministrazioni comunali, tutti i sindaci dei comuni del Padule e la console tedesca Susanne Welter per la presenza e le sue parole, e ha rivolto un particolare ringraziamento anche ad Ampi, Aned e a tutte le associazioni, ai familiari delle vittime, per l'impegno costante nel coltivare i valori della nostra resistenza. Grazie anche alle attrici e agli attori diretti da Firenza Guidi, che hanno messo in scena uno spettacolo toccante. Sentiamo le parole del presidente Mazzeo. In un tempo in cui purtroppo ormai i testimoni viventi di quel tempo non ci sono più, è compito delle istituzioni esserci, diventare amplificatori di memoria. La Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Se oggi noi siamo qui liberi a poter esprimere le nostre opinioni è perché qualcuno ha versato il suo sangue, ha dato la propria vita per permetterci di avere la libertà, e la libertà è come un fiore, va innaffiata giorno dopo giorno. E allora essere oggi qui è un modo per ricordare, per dire che quello che è accaduto non deve accadere mai più, e in realtà purtroppo a poche centinaia di chilometri da noi in Ucraina si sta rivivendo tanto di quello che si è vissuto nel 1943-44 nel nostro paese. C'è un oppressore, la Russia, e c'è un oppresso, l'Ucraina, che tenta di difendersi come fecero i nostri partigiani per darci la libertà. E allora essere oggi qui è un modo per esprimere sicuramente la vicinanza alle famiglie delle vittime, ma anche per costruire le condizioni perché quello che è accaduto non accada di nuovo più qui. La deposizione delle corone alla stele del Parco della Rimembranza è avvenuta alla presenza delle massime istituzioni regionali e locali, con il presidente Mazzeo a fianco del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Sentiamo le sue parole. A 79 anni da quel giorno, il 23 di agosto, la memoria non può che ritornare su quell'episodio così cruento, così drammatico, così doloroso. 174 vittime nei 5 comuni che sono caratterizzati per il territorio, l'area del Padule di Fucecchio, ma che furono scovati, cercati anche nei luoghi dove cercavano di nascondersi. Erano donne, erano bambini, erano persone anziane. La cattiveria, il masochismo di chi in quel momento consumava questa strage non ha parole, ma il senso della memoria ce lo deve invece rendere vivo avanti, perché davanti a noi dobbiamo capire che quando si va verso la dittatura, verso il totalitarismo, poi arrivano anche questi momenti. Arriva Hitler, arrivano Mussolini, arrivano i nazisti che prendono
premono il Ghilletto, ma i fascisti che li portano a premere il Ghilletto. E noi come Toscana, nella nostra cultura e nel nostro valore verso l'antifascismo, non possiamo che trovare lo stimolo, perché i valori della Costituzione, che nasce da quella strage, nasce da quei momenti, la libertà, la democrazia, la giustizia sociale, siano sempre vivi nel nostro modo di sentire la comunità, nel rispetto verso gli altri, nella tolleranza delle idee altrui, perché è solo con la democrazia che si può guardare con speranza al futuro. Quello che avvenne in queste campagne 79 anni fa non fu una battaglia tra soldati, ha ricordato il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli. Mi ha fatto molto piacere perché quest'anno, che vedeva Fucecchio come comune capofila, abbiamo riscosso successo, tanti amici, sindaci, tante associazioni, rappresentanti delle istituzioni. E questo è importante perché quest'anno è particolarmente sentito l'argomento della memoria, perché eccidi del Padule, di Fucecchio, noi vogliamo che non ce ne siano più. E quindi la memoria non deve essere annacquata, ma deve essere schietta. Ricordare le vicende, ricordare la matrice e andare avanti cercando di coinvolgere sempre di più le giovani generazioni. Tornano a Montevarchi le atmosfere medievali grazie alla rievocazione storica e al gioco del pozzo, eventi tra i più significativi per la tradizione della cittadina aretina, che si svolgeranno dall'1 al 3 settembre. Le iniziative, a cura del Centro Rievocazione Storica della città di Montevarchi, si inseriscono nel calendario delle feste del perdono. Vogliamo dare voce alle tradizioni storiche importanti per riconoscere l'identità dei nostri territori, ha detto il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Ah, questo è un modo per dare voce a quelle tradizioni storiche del nostro territorio che sono davvero molto importanti. Anni e anni di storia, anni e anni di tradizione, un modo per riconoscere l'identità dei nostri territori. La Toscana è terra di tanti campanili differenti e ogni borgo ha la sua capacità di sapersi raccontare, ma quel racconto non è solo uno sguardo al passato, ma è un modo per dire chi siamo oggi e qual è la strada da perseguire. Lo facciamo attraverso le tradizioni storiche, lo facciamo coinvolgendo tante ragazze, tanti ragazzi, le comunità coinvolte. È un modo per tenere insieme passato, presente e futuro. Il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci ha parlato della storicità della manifestazione. Ricordo la storicità della festa del perdono. La festa del perdono a Montevarchi vi è dal 1785 per disposizione del Granduca Pietro Leopoldo di Lorena. Precedentemente vi era la festa del Sacro Latte, che ricordava come nel Medioevo il Sacro Latte fosse stato donato alla collegiata di San Lorenzo dal conte Guido Guerra. Tant'è vero che ancora oggi nella stupenda collegiata possiamo ammirare la terracotta invetriata di Andrea della Robbia, che raffigura proprio questo. Quindi una storicità che richiama anche motivi però di modernità. Considerate che il gioco del pozzo termina con la consegna della mezzina, che è una brocca in rame che viene consegnata a quel gonfalone, sono i quattro gonfaloni della città, che avrà il diritto di priorità nell'accesso all'acqua. Questa manifestazione rappresenta un tuffo nel passato, ha ribadito il sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini. Ci sarà nuovamente un tuffo nel passato, nel periodo medievale, con la rievocazione storica, con la sfilata appunto che invaderà le strade del centro e naturalmente l'attesissimo gioco del pozzo, che ci riporta in un periodo dove appunto i quattro rioni si sfidavano per la conquista della priorità ad avere l'acqua nei momenti di difficoltà. Quindi un gioco che ancora oggi è particolarmente sentito. Questi ragazzi si sfidano con molta caparbietà e impegno per cercare di vincere la mezzina che viene conquistata, viene data appunto al vincitore, e che vede protagonisti però anche più piccoli con il gioco del pozzo dei ragazzi, perché questa è una tradizione che ci teniamo a tramandare di generazione in generazione. Quindi anche i bambini più piccoli si sfideranno tra di loro per diventare poi i nuovi giocatori del gioco del pozzo ufficiale. Ma la festa del perdono è anche tanto altro, in questa atmosfera
un'atmosfera sicuramente storica, legata alla tradizione, è un po' magica, c'è cioè anche poi l'aspetto culturale e artistico, quindi con mostre, con presentazioni di libri, ma anche con aspetti più divertenti legati appunto agli adolescenti e ai bambini. L'assessore al Centro Storico e Promozione del Territorio, Sandra Nocentini, ha ringraziato tutte le associazioni che si rendono sempre disponibili mettendo a disposizione il loro tempo e la loro passione. Sentiamo. Abbiamo un calendario veramente denso di appuntamenti. Partiamo già da venerdì alle 18, dove abbiamo una presentazione di una mostra all'insegna della solidarietà con sciarpe d'autore a cura del nostro artista Vincenzo Nasuto. Tra l'altro il ricavato sarà devoluto in parte al progetto Scudo per Calcit Valdarno, e poi la sera, ancora alle 21, il concerto del nostro corpo musicale Puccini, come da tradizione. Per cui andiamo avanti, poi sabato con la presentazione del libro Montevarchi com'era e com'è, dove ci sono fotografie che contrappongono i momenti angoli della città nel passato in contrapposizione con gli stessi angoli fotografati oggi, per cui diciamo ecco proprio all'insegna della tradizione. E poi ancora sabato e domenica con tutta la rievocazione storica in piena attività, per cui il gioco di pozzo, la sfilata, sarà presente in città Wikifedro, il famosissimo influencer che racconterà il nostro perdono alla sua maniera, in maniera fresca, in maniera scanzonata, per cui siamo veramente lieti di ospitarlo. E poi ancora lunedì celebreremo un piatto tipico per noi, che è il rocchino di sedano, è un prodotto nostro legato alla nostra tradizione, per cui faremo un momento, un aperitivo, una periscena proprio legato a questo prodotto che è caratteristico e legato proprio alle festività del perdono. Mentre il presidente dell'associazione Centro Rievocazione Storica dei Montevarchi, Antonio Melzi, ha parlato dell'importanza della cura delle origini per non perdere i valori del territorio. Sentiamo. Noi rievochiamo, ci siamo presi questo impegno e questo onore di rievocare un fatto storico di Montevarchi. Reale, è vero, quindi documentato dal celebre bassorilievo dell'Andrea della Robbia, in cui c'è un'accessione di una reliquia del Sacro Latte della Madonna da parte del conte Guido Guerra, Guido Guidi detto il Guerra, al priore della collegiata di Montevarchi. Questa reliquia è stata avuta in dono al Guido Guerra dal re di Francia per l'apporto che il conte dette nella battaglia di Benevento del 1266. Bacco, Palaia e Venere. Torna la Notte Rossa dedicata al vino e all'amore nel piccolo borgo della provincia di Pisa. Domenica 3 settembre, a partire dalle 19, le strade di Palaia si ravviveranno di luci, suoni e colori per una serata all'insegna del gusto e del divertimento, rigorosamente in compagnia di Bacco e Venere. Le eccellenze del territorio faranno degustare tantissimi prodotti tipici locali. Protagonista il vino, ma anche birre artigianali e altre prelibatezze da gustare. La settima edizione di Bacco, Palaia e Venere sarà ancora più bella e articolata, ha detto il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. La settima edizione è ancora più importante, un modo il nostro oggi di essere qui e di dare sostegno, vicinanza ad iniziative importanti per il territorio, un modo per sostenere i borghi più piccoli. Da sempre ci siamo detti cercare di dare voce a chi ha meno voce. Qui queste iniziative hanno un valore enorme, importante per quella comunità, ed è giusto che l'Assemblea legislativa sia al fianco di chi investe, di chi crede nel proprio territorio. Consentitemi di ringraziare per il lavoro
lavoro che porta avanti il sindaco Gherardini, tutta la sua comunità, le associazioni presenti sul territorio. So la fatica che si fa nell'organizzare questi eventi, ma il sorriso delle persone che partecipano, la voglia tanta di partecipare, sicuramente è qualcosa di bello e importante ed è un modo con cui ognuno, ogni territorio, tenta di raccontare quanta bellezza c'è nella sua terra. Una festa che abbiamo sostenuto convintamente perché promuove un borgo tipico della nostra regione che racchiude valori storici, artistici e culturali di assoluto rilievo, ha aggiunto Andrea Pieroni, consigliere regionale. Queste manifestazioni hanno finalità che meritano di essere valorizzate, sicuramente promuovono i nostri borghi tipici delle colline toscane. Il Palaia sicuramente ne è un emblema in modo particolare perché racchiude valori straordinari di natura storica, artistica, culturale e poi sono ovviamente vetrine importanti per valorizzare e promuovere i nostri prodotti locali, i prodotti della nostra enogastronomia, dare spazio anche ai piccoli produttori e ovviamente hanno anche un riflesso di natura economico e turistico, danno anche modo alle attività commerciali della ristorazione e dell'accoglienza che a Palaia sono molto si stanno sviluppando in maniera importante, di avere uno spazio per valorizzare anche le proprie attività. Quindi è una manifestazione che racchiude molti significati, è una manifestazione giovane ma che ha già preso piede, si è affermata in maniera importante e sicuramente avrà il successo che ha avuto e forse anche sicuramente anche maggiore di quello degli anni precedenti. È una festa giovane alla sua settima edizione che chiude simbolicamente la rassegna delle manifestazioni estive nel nostro comune, ha detto il sindaco di Palaia, Marco Gherardini. Una bella festa di paese all'insegna del vino, è la nostra festa del vino per celebrare il vino e i tanti prodotti tipici delle nostre zone. E le associazioni e le attività commerciali lavorano insieme per diverse settimane proprio per preparare questo momento speciale per i cittadini della zona ma anche per i tanti turisti che ogni anno vengono a Palaia e che trovano una comunità straordinaria. La festa del vino e dell'amore, è l'amore di una comunità che accoglie i tanti turisti e le tante persone che ci vengono a trovare in un momento per noi importante, perché è un momento nel quale condividiamo la voglia di stare assieme, divertendoci, degustando i prodotti del nostro territorio con tanti artisti di strada, ogni anno un programma diverso, anche quest'anno sono tante le esibizioni in programma nel nostro centro storico. E poi la bellezza del paesaggio toscano e Palaia ha una grande fortuna da questo punto di vista, quindi aspettiamo tante persone anche in questa edizione di Bacco Palaia e Venere, domenica 3 settembre. Sono 30 le squadre che si sfideranno lunedì 4 settembre nella corsa alla vittoria della 45esima edizione del Giro del Val d'Arno, una classica del calendario ciclistico toscano presentata nel Media Center David Sassoli a Palazzo del Pegaso. La corsa, aperta alla categoria Elite Under 23, si svolgerà sul territorio del comune di Figline e Incisa Val d'Arno, con partenza alle 13 da Piazza Santa Lucia, e si concluderà, come da tradizione, in piazza Marsilio Ficino. Per il presidente del Consiglio regionale Mazzeo, questa gara è la dimostrazione di come la Toscana sia terra di sport e di ciclismo. La Toscana è terra di sport, la Toscana è soprattutto terra di ciclismo e questa è un'edizione importante, la 45esima, consentitemi di ringraziare il nuovo pedale figlinese per il lavoro importante che porta avanti ogni anno. Voglio ringraziare tutti i volontari che si impegnano a fare in modo che anche questa edizione sia un'edizione bella, sia un'edizione partecipata, sia un luogo in cui dare opportunità ai migliori giovani di tutto il mondo.
e ogni volta che si investe su iniziative che riguardano i più giovani noi dobbiamo esserci, perché queste iniziative consentono davvero di dare opportunità, di veder crescere migliori talenti, ed è un modo per avvicinare ancora di più tante persone a uno degli sport più belli al mondo. Anche il consigliere regionale Cristiano Benucci ha voluto ringraziare gli organizzatori e i volontari dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Nuovo Pedale Figlinese, ricordando che la corsa apre i festeggiamenti del perdono che contraddistinguono tutto il Val d'Arno. È una classica che apre i festeggiamenti del perdono. I festeggiamenti del perdono contraddistinguono tutto il Val d'Arno, Aretino e Fiorentino, a girare da un comune dopo l'altro. La corsa di Figlina, la corsa ciclistica organizzata con grande impegno dal Nuovo Pedale Figlinese, è un grande avvenimento di sport, uno dei più importanti di tutto il Val d'Arno e di tutta la Toscana. Dario Picchioni, assessore allo sport del comune di Figline e Incisa Val d'Arno, commenta questo importante evento. Quest'anno la gara ciclistica si inserisce all'interno della programmazione del 50° Palio di San Rocco, che è chiaramente un'occasione speciale per la nostra cittadinanza. Ormai questa sinergia tra la corsa ciclistica e il palio, che è un elemento identitario durante l'anno per tutta la nostra comunità, va avanti da tempo con grande soddisfazione e con grande impegno di tutti i volontari e le volontarie e le associazioni che lavorano per questa grande occasione. Chiaramente la corsa che siamo a presentare stamattina è un elemento di grande soddisfazione per tutta la cittadinanza, e lo testimonia anche il fatto della grande partecipazione di aziende, sponsor e singoli cittadini che fanno la loro parte per far sì che tutto questo possa svolgersi nel migliore dei modi, e ponendo questa gara ormai in un panorama nazionale e internazionale delle corse per gli Elite Under 23. A sostenere la gara l'Assemblea Legislativa Toscana e la Città Metropolitana di Firenze, rappresentata da Nicola Armentano, consigliere con delega allo sport. Per noi è ormai diventato, come dire, importante essere accanto a queste manifestazioni sportive, perché non soltanto hanno lo scopo di promuovere lo sport, ma anche di far conoscere la bellezza dei territori e dei luoghi dove si svolge la competizione. Quindi è un mix di quei concetti che abbiamo tenuto dentro anche il nostro forte volere in Città Metropolitana, una grande manifestazione che è il Tour de France. Quindi il concetto è sempre lo stesso: cercare di investire risorse nel mondo dello sport, perché non soltanto sono importanti per continuare a coinvolgere i giovani all'interno di quella realtà che a mio avviso è una realtà educativa, valoriale, che è il mondo dello sport, ma anche perché attraverso questi investimenti possiamo valorizzare i nostri territori, possiamo migliorare anche la rete viaria dei nostri territori investendo sulla sicurezza stradale, e soprattutto di portare quel messaggio che lo sport spesso ha avuto nella storia, di essere un mondo dove non esistono differenze, dove non esiste nessun muro, dove la competizione è sicuramente uno stimolo, ma una volta finita la competizione si smette di essere avversari e si diventa, come dire, amici. Sandro Sarri, presidente del gruppo sportivo Nuovo Pedale Figlinese, è l'organizzatore della manifestazione. Sentiamo il suo commento. Sì, e questa è una realtà internazionale che fortunatamente si sta ripetendo tutti gli anni, e ci auguriamo che ancora vada avanti, perché è una bella gara. Hanno vinto dei nomi importanti di ciclismo italiano: Bartoli, Chioccioli, Paganesi, Buontempi, quindi ha una bella tradizione. Quindi noi speriamo, e già da qui mi auguro che anche la Regione, il Consiglio regionale, continui a dare il suo contributo, come la Città Metropolitana e come il nostro Comune. A portare i saluti della Federciclismo è stato il presidente del Comitato Provinciale, Leonardo Gigli. Voglio portare i saluti del Comitato Regionale
E chiaramente questa è una manifestazione di prestigio, fra le gare più prestigiose che ci sono in Toscana, sia per l'Albero d'Oro sia per come viene organizzata. Quindi faccio tanto complimenti all'organizzazione, in particolar modo al presidente Sarri, perché non è facile organizzare una gara così lunga e impegnativa con 30 squadre, quindi tanti corridori prestigiosi. Basta vedere l'Albo d'Oro, non per nulla c'è stato un corridore che ha preso la maglia rossa alla Vuelta 2 giorni fa, che l'ha vinta 2 anni fa, quindi per capire il target di questa gara.